Cucciolini e cucciolini, come state bimbe? Benissimo, benissimo perché... Ma tu sei piena di sticchialata in faccia. Vabbè, ma cos'è, si usa? Si usa mettere adesso queste cose in faccia? Dei brufoli, infatti lei c'è di brufoli. Perché hai i brufoli? Non hai i brufoli. No, non hai i brufoli, va bene. Allora ragazzine mie, siete pronte oggi? Perché oggi faremo una challenge. Allora, una challenge. Devo io. La mamma mi ha detto, bambini prendete la benda che dobbiamo fare una challenge. E un video. Io cosa la benda mi ha detto. Alzate il piede. Ma io ho detto. Ma io ho detto, ma quale video lei? Lo scoprirai. Esatto. Il video consiste in questo. Visto che ci state facendo spendere un sacco di soldi ogni volta che usciamo, è quella, è quell'altra, è quell'altra, è quella. Oggi una di voi due, solo una di voi due, potrà vincere, se sarà intelligente, se sarà anche fortunato, 200 euro da spendere in tutto quello che vuole. La challenge consisterà in questo: io preparerò dei piatti coperti, sotto ad un piatto ci sarà del cibo normale, mentre sotto nell'altro ci sarà del cibo gommoso. Gommoso in che senso? Esatto, così. O caramelle. Caramelle gommose, certo, sì, gommoso. Quindi, allora, io metterò due piatti qua, coperti, voi vi venderete mentre io preparerò i piatti. Adesso fate una cosa, innanzitutto, per sapere chi sarà il primo. Anastasia? Sembri un ragno, vieni con me indietro. Quindi... Sì, l'abbiamo già fatto vedere nell'altro video, dai. Sì. Allora, adesso fate la conta per chi sarà il primo a dover scegliere. Quindi Anastasia sarà la prima a scegliere il piatto. No, sarò io. Perché lei ha vinto e quindi lei ha la possibilità di scelta. Sbirciare? Tu potrai poi successivamente sbirciare se vorrai il tuo piatto. Quindi vincerà chi troverà più cibo vero contro cibo falso. Anzi, gommoso. Gommoso, ok, mi vendo. Ok, vendatevi perché io preparo i primi due piatti. Ok, cuccioline, potete girarvi. Allora, non vi ho detto una cosa, è obbligatorio in qualsiasi caso assaggiare la pietanza, sia se che sia quella normale. Anastasia, puoi togliere la fascia? Ti è rimasto un pezzo di fascia in faccia, Anastasia, si fucsia. Lì, guarda, proprio lì, esatto. Oh, ok. Possibile, scherzavo. Avete capito? Sì. Ho detto che non dovete toccare assolutamente niente, non si tocca niente, non ci si avvicina, non si tenta di sentire gli odori. Tu puoi sbirciare adesso, è vero. Anastasia, chiudi gli occhi che Vanessa sbircia. Ok, chiudi bene. Ok, Vanessa ha sbirciato, quindi Vanessa sa esattamente dove si trova il cibo gommoso. Sì, adesso sì. E dove si trova invece quello non gommoso, quindi normale. Dunque, Anastasia, dai, scegli. Cosa, l'istinto cosa ti dice? Devi cercare di non trovare il cibo gommoso. Quindi, amore, dove sarà il cibo gommoso? A o B? B o A? C. Dai, amore, su. L'istinto, segui il tuo istinto. A. E qual è A? Quindi tieni questo. Hai scelto questo? Vuoi provare a cambiare? Avete ognuno di voi una sola possibilità di scelta di cambiare. Tu, Vanessa, cosa le consigli? Insomma, certo. Niente. Tu non le consigli niente. Però non devi toccarlo, perché sennò si vede. Devi solo scegliere. Se poi decidi. Lo tieni? Lo tieni o no? Sì, lo tengo. Lo tieni? Apri? No. Oh. Anastasia? No, lo tengo. Lo tieni? No. Lo cambi? Sì. Ok, allora Anastasia non può più cambiare e si prende questo. Apri, Anastasia. Assaggiate un pezzettino, obbligatorio Vanessa,
Dai che ti rinfresca, è congelata. È buona. Va bene, quindi siamo 1-0 per Vanessa. Stai attenta Anastasia, non devi più perdere. Match 2. Ok, siete pronte? Sì. Vietatissimo toccare, vietatissimo spostare. Ah, vuoi sbirciare tu? Sì. Stavolta? Ok, Vanessa girati. No, girati completamente. Vai Anastasia, puoi sbirciare. Fatto? No. Anastasia. Ok. Aspetta un attimo. No, 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 ferma. Tanto cosa devi sbirciare? L'altro sai già che cos'è, no? Se ne hai visto uno. Girati, Vane. Ok. Quale scegli, Vanessa? Vediamo. Secondo me... Tu sei molto istintiva, eh? Dalla faccia che sei. Lì è brutto, quindi mi tengo il mio. Ok. Ok, ormai no, 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 ormai l'hai toccato, non puoi più cambiare. Non puoi più cambiare. La caramella della Coca-Cola. Anastasia, devi assaggiare anche tu la Coca-Cola, un goccino soltanto. È buona? Però adesso uno. Vabbè, uno pari, esatto. Ragazzi, dovete contendervi questa gara. Ci sono 200 euro in palio. Vanessa, con i 100 euro che ha vinto nella piscina, si è comprato un sacco di vestiti l'altra volta. Va bene Anastasia, assaggiamo la Coca-Cola. Vai Ani, il regolamento dice che bisogna assaggiare tutto. Non mi dire che adesso ti inizierà a piacere la Coca-Cola, Ma bevi. Ok? Buona la caramella? Pendatevi cucciole, dai, che arriva la terza manche. Pronte? No, sì. Match 3. Siete pronte? Sì. Potete girarvi. A chi tocca? Allora, tocca a lei scegliere? Sì. Ok. Anastasia, girati. Girati. Sì. Girati. Ok, vai. Aspetta, 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 aspetta. Ok, vai, Ani. Ok, Ani. Ci siamo. Il tuo istinto cosa dice, Anastasia? Perché guardi? Concentratissima e super preoccupata soprattutto. Anastasia, perché ti avvicini e fissi? Non c'è bisogno di avvicinarsi, Cos'è bello toccare? No, ma non puoi toccare niente. Dai! Prima quale hai scelto? Non mi ricordo. Avevi scelto questa qui? E poi l'avevi cambiata, vero? Eri tu? Adesso? Quale scegliamo? Questo? Cosa ne pensi Vanessa di questa scelta? Sei preoccupata? Anche questo. Anastasia, sei sempre in... No, ormai hai scelto questo. No, 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 no. No, hai scelto questo perché avevi cambiato. E sei? Non ce l'ho rimasta. Sei rimasta, sta vincendo Vanessa 2-1. Match 4. Ok, bimbe, giratevi. Prontissima. Girati che lei può sbirciare. Chiudi bene. Bene, 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 bene. Vedi, si vede. Ani, ma cosa sbirci a fare? Tanto lo sappiamo cosa c'è di là. Ok, girati, Vane. Vanessa, ti ricordo che stai vincendo 2-1, Anastasia, tu guarda me. Perché te... Da Anastasia, da scambio. Cosa scambi? Non hai ancora detto niente. Guarda che non è che questo è tuo e questo è suo, Devi scegliere, non puoi toccare, ti ho detto. Scusa. Non puoi toccare. Quindi scegli questo? No, non vale. Perché non vale? No, perché non vale? Scusa. Ma sei una polla, perché tu potevi fingere. Continua a trovare caramelle. Vanessina, un'arancia intera. Anastasia, Anastasia, una caramella, non è una pallina da ping pong,
Brava Vanessina, mangia frutta. Tu con questa challenge stai mangiando un sacco di frutta. Fagliela assaggiare che oggi Anastasia è in vena di mangiare frutta. Devo fare più spesso queste challenge allora. Vanessa 6 a 3, complimenti. Anastasia 6 a 1. C'è, sparita. Dai, prossima sfida. Match 5. Ci siete? Io ci sono. Ok, Anastasia, tocca a te. Girati. Mi raccomando Anastasia, cerca di vincere perché altrimenti la sfida è praticamente finita. Puoi girarsi? Dai Anastasia, mi raccomando, devi trovare il cibo vero e non il cibo gommoso. Ci siamo amore? Ok. Ma questa? Vanessa, cosa ne pensi? Sei d'accordo? Brava amore! La banana! E tu? Ah, la banana dolce, caramella! Oh, 3 a 2, finalmente, Anastasia! Brava amore, sono contenta! 3 a 2, quindi la sfida si riapre perché altrimenti eri quasi praticamente sconfitta. Match 6. Eccole, dai, giratevi! Questa dovrebbe essere la sesta sfida. Ok. Anastasia può sbirciare, quindi Vanessa girati. Ani sbircia. E Vanessa ti può girare. Oh. Questa? No. Vabbè, hai vinto lo stesso. Patatine buonissime. Vanessa, 4. Anastasia, 2. Anastasia, diamoci una svegliatina. Continuiamo con la settima manche. Match 7. Ragazze, potete girarvi. Allora, tocca scegliere a Anastasia. Quindi tu volendo puoi sbirciare. Io sì. Anastasia, girati. Non girati, amore. Ok. Anastasia, vai. Scegli. Vanessa non si esprime, quindi si nasconde la sua faccia, così Anastasia non può capire nulla. Hai una possibilità di scelta e 5 secondi subito dopo per poter decidere se cambiare oppure no il piatto. Scegli quale vuoi. Entro domani Anastasia, possibilmente. Dai, devi sceglierne uno. Su Anastasia. Dai Anastasia, l'istinto, segui il tuo istinto e non sbaglierai mai. Oh, è la tua risposta definitiva, vuoi aspettare? Vai Anastasia, apri. Evviva, ce l'ha fatta. E Anastasia ce l'ha fatta. Siamo 4 per Vanessa. Perché quella faccia? È una pizza anche quella, amore. 4 a 3 per Vanessa. Mi raccomando Anastasia, continua così. Match 8. Cuccioline! Ragazze, questa è la penultima sfida e siamo 4 per Vanessa e 3 per Anastasia. Ciò significa che Anastasia, guardami bene, se Vanessa vince questa manche, ha vinto. Non è più neanche necessario fare l'ultima perché non riusciresti a recuperarla. Quindi devi assolutamente vincere, d'accordo? E andate a pari. E poi l'ultima sarebbe quella proprio definitiva. Allora, tocca a Vanessa, quindi tu puoi sbirciare. Vanessa, girati. Sbirciane uno solo. Ok. Ci siamo? Non faccio la faccia. Vai. Vai, amore, vai. E ricordati che questa per te potrebbe essere la manche definitiva. Ok? Ok? Se tu vinci, è la tua risposta definitiva, Vanessa. Hai 5 secondi per cambiare idea. No, voglio questa. Vuoi questa? Allora, attenzione, rullo di tamburi.
Se Vanessa avrà indovinato, avrà vinto i 200 euro. Allora non mi prendo quella. Non puoi, hai già cambiato. Hai già cambiato una volta. Hai già cambiato una volta. Io Vanessa ti giuro che non so dov'è. Quindi Vanessa, andiamo. Potresti vincere i 200 euro. Vai, stai per vincere 200 euro? Siete 4 pari. Anastasia, ti sei distrutta. Aspettate. Oh, Vanessa, hai perso la possibilità di vincere 200 euro. Esatto. Match 9. Ultimissima manche. E con questa veramente sapremo chi vincerà i 200 euro. Ragazzi, dovete essere super super concentrate. Anastasia, sei tu quella che devi scegliere, giusto? Sì. Hai scelto tu prima, quindi Anastasia, se ti giri, Vanessa sbircerà. No? Sì. Ok, vai. Anastasia, sei pronta a vincere oppure no? I 200 euro. E ragazzi, se non avete visto il video in cui ho vinto 100 euro in piscina, andate subito a vederlo. Eh sì, eh. E vedremo se anche questa volta sarà Vanessa a vincere o Anastasia. Dai Anastasia, su. Ti ricordo che dopo la scelta avrai 5 secondi per poter cambiare eventualmente se lo vorrai. Questa. Questa? Sicura? È la tua scelta definitiva? Sì. Bravo amore. Il morso. No, Anastasia, no, hai vinto, sì. Bravo amore. Beh, ma svegliamo anche quello che c'è qua sotto, Vanessa. Allora. Cosa, io ho appoggiato quell'arancia piccolina così, ok? Brava Anastasia, complimenti, sei la vincitrice di questa challenge. Anastasia, è giunto il momento della tua premiazione. E quanto hai vinto? Te lo ricordi? 50. 50? Hai vinto 200 euro, bravi! Vanessa! Vanessa, dai i soldi ad Anastasia, che li ha vinti lei questa volta, e l'altra volta li hai vinti tu. Dammelo! Dai! Bravo amore, complimenti! Tu smettila! Dai. Sono così brava e voglio bene mia sorella. Cosa fai? Dividi la somma? Cioè, proprio 100 euro le dai, anziché magari solo 50? Sei pentita? Che carino, amore, brava, ma veramente? Tu l'altra volta li avevi condivisi anche tu con lei, vero? Bravissima! Che bel gesto che hai fatto anche tu. Va bene. E allora ci vediamo al prossimo video. Salutiamo i nostri cucciolini. Cucciolini e cucciolini. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella.